Amici di Rossini TV, benvenuti. Siamo nella sede della Camera di Commercio di Pesaro, dove si sta svolgendo un importante incontro tra la Regione Marche e la Camera di Commercio Marche, volta a valorizzare le risorse per le imprese, per tutte quelle che sono le attività economiche della nostra regione. E parte da qui il primo incontro, perché questi saranno una serie di eventi itineranti per tutta la regione. Tra gli ospiti che ci stanno raccontando tutte le loro iniziative, strategie, asset vari per finanziare le imprese marchigiane, troviamo naturalmente il presidente della Camera di Commercio della Regione Marche, Gino Sabatini, vicepresidente della Regione Mirko Carloni, il vicepresidente della Camera di Commercio Salvatore Giordano, e andiamo a incontrarli. Come Camera di Commercio delle Marche, oggi qui a Pesaro volevamo presentare insieme al vicepresidente Carloni della Regione Marche questa collaborazione che ormai si è instaurata da 2 anni e sta dando dei frutti importanti. Le imprese hanno una messa a terra di tanti finanziamenti che insieme stiamo mettendo in atto. Oggi qui a Pesaro, per far sentire anche la vicinanza, proprio all'indomani della Fiera del Mobile, che ci hanno dato dei riscontri altamente positivi. I dati sono importanti, la Camera di Commercio sta mettendo in campo delle risorse importanti in questo periodo. Ricordiamo che questa fusione di 5 Camere di Commercio in uno ha dato la possibilità di avere quel trend a livello nazionale, diciamo, positivo, come una riduzione dei costi di funzionamento e un aumento degli interventi sulla promozione. Tra questi, oggi ricorderemo delle linee importanti, ovvero 2 bandi che abbiamo messo in atto, sempre con la Regione, proprio sul commercio, riattivare all'interno dei borghi, sono borghi scelti insieme, tra quelli che distano oltre 15 km dal mare, proprio per far partire delle nuove attività all'interno di queste comunità. Noi abbiamo visto che per ripopolare queste attività, proprio con l'ultimo studio che abbiamo fatto con le 4 università sui borghi, in un cluster che abbiamo analizzato, abbiamo visto che tanti di questi borghi purtroppo non hanno più la vivacità di una volta, non ci sono delle botteghe, non ci sono dei momenti di ritrovo, e allora con questo bando che abbiamo messo in campo finanziamo con un voucher importante circa 8.000 euro più una premialità di 1.000 euro proprio quelle attività che rientrano e che vogliono dare vita ai nostri borghi, che sono l'eccellenza e che hanno dato la possibilità di essere riconosciuto a livello europeo e mondiale. Oltre a questo, siamo intervenuti proprio su un settore che ce lo chiedeva, come quello del mobile e della meccanica pesarese, su un rivisitare il bando dei voucher per l'internazionalizzazione. Inserendo cosa? Inserendo anche la possibilità di portare, diciamo, come costo anche il biglietto aereo per l'imprenditore o il delegato dell'imprenditore che va alla fiera che è riconosciuta dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio. Oltre questa, con i nostri uffici camerali, con il segretario generale e tutta la struttura della promozione, stiamo valutando in giunta anche il poter aumentare, anche su richiesta del vicepresidente Carloni, i voucher per le fiere extraeuropee e quelle europee. È un valore importante, numeri importanti che secondo noi possono sostenere questa ripresa delle nostre imprese, di poter viaggiare, rivisitare le fiere, riconquistare nuovi mercati o consolidare quei mercati che noi abbiamo. Oltre questo, non ci siamo dimenticati che l'abbiamo notato nel periodo del Covid, la digitalizzazione è stata regina nella nostra vita in quel periodo. E questo Covid, questa pandemia ha fatto sì che ha abbreviato per l'Italia circa 10 anni
dell'entrata della digitalizzazione. Abbiamo avuto una velocità spaventosa e anche qui abbiamo pensato, con il punto impresa digitale, di, insieme alla Regione Marche, anche di mettere a bando 460.000 euro circa noi e 400.000 euro la regione, in tutto 860.000 euro, proprio per i voucher sulla digitalizzazione, per far sì che la piccola e microimpresa possa avere la possibilità di trovare quei software o hardware che possono gestire la loro azienda, sia in termini di prodotto, sia in termini di commesse, sia in termini di gestione delle varie fasi lavorative. La digitalizzazione, noi vedremo sempre di più, sarà imperante all'interno delle aziende, e riuscire a portare più piccole e micro imprese all'interno di questa dinamica digitale potrà a loro dare la possibilità di agganciarsi a quelle filiere già precostituite che fanno parte con le grandi aziende, ma possono dare la possibilità digitalmente di entrare anche in alcuni settori come la sostenibilità, e la possibilità di tutelare i propri marchi anche con le innovazioni che noi stiamo mettendo in gambo anche come Camera di Commercio, con i web proprio con il PID. Oltre questo, non dimentichiamo anche un bando che abbiamo voluto proprio caratterizzare sulla formazione dei giovani per i nostri imprenditori, sulle richieste dei nostri imprenditori, ovvero agganciandoci al sistema degli ETS. Noi abbiamo 4 ETS nelle Marche. All'interno di questi ITS abbiamo una collaborazione stretta in giunta camerale con il nostro Andrea Santori, che è anche presidente di uno degli ITS. Abbiamo riattivato nuovamente un bando per sostenere alcuni corsi che sono di interesse primario delle nostre imprese, perché abbiamo notato che tante filiere produttive, tanti imprenditori non hanno quella manodopera tecnica, tecnologica, che possano utilizzare alcuni sistemi e possano essere innovativi, e hanno difficoltà di reperire queste persone. Noi pensiamo che gli ITS, lo abbiamo visto anche nel primo discorso di Draghi al Parlamento, l'ITS sono un valore aggiunto per tutti quanti noi. All'interno di questo noi abbiamo proprio pensato a aiutare i nostri 4 ITS con un bando di 250.000 euro per dare la possibilità a tanti giovani di poter utilizzare questi corsi. Non ci siamo fermati qui, abbiamo pensato anche di avere un momento a livello europeo e nazionale importante, ovvero porteremo l'IGF 2022 qui nelle Marche, cercheremo di toccare tutti quegli argomenti di policy all'interno di internet, che vanno dalla pubblica amministrazione, che vanno anche con il sistema delle imprese, col sistema delle famiglie, con anche la tutela, oggi più che mai lo stiamo leggendo anche nei giornali, la tutela dei nostri dati, della nostra vita. Non ci siamo fermati qui all'indomani dell'evento bellico. Noi abbiamo pensato di mettere in campo, insieme all'assessore Castelli, delle economie. 1,5 milioni che la giunta camerale la scorsa settimana ha messo e ha deliberato tutta la sua fattibilità. 1,5 milioni lo metterà l'assessore Castelli per la regione, sono 3 milioni di euro che mettiamo in campo per sostenere la liquidità di quelle imprese che sono state colpite direttamente da questa guerra, purtroppo, che abbiamo alle porte tra la Russia e l'Ucraina. Tutte quelle aziende che avranno quei parametri avranno la possibilità di avere un intervento economico con questi fondi. Noi siamo sicuri che, come sono stati utilizzati benissimo quei fondi della pandemia, quando noi deliberammo 5 milioni di euro e la regione circa 8-10 milioni di euro, è stato veramente un volano per tutte le aziende che erano state colpite da queste chiusure che furono messe in atto. Oggi siamo sicuri che riusciremo a dare
quel sollievo economico a quelle imprese che vogliono ancora continuare su quei mercati, perché è difficile cambiare poi dopo, diciamo, modello produttivo, design, perché tante nostre aziende erano strutturate per quel mondo russo o ucraino. Però ecco, se noi li sosteniamo, io sono sicuro che con il tempo recupereremo nuovi mercati, ma magari riusciremo anche a restare su alcuni mercati e a farci conoscere. Ecco, tutte queste risorse, come vedete, sono state messe in campo in questi 2 anni e mezzo. Voglio ricordare che la Camera di Commercio, da quando è nata ad oggi, tutte quante le delibere sono state portate all'unanimità, sia in giunta che in consiglio. Abbiamo lavorato con tutti quanti noi, dal vicepresidente Giordano, dai delegati che abbiamo al turismo polacco, come la digitalizzazione il dottor Pierpaoli, come al commercio il dottor Calabresi, come all'agroalimentare con il dottor Di Sante, con il dottor Santori stiamo lavorando sulla formazione e proprio all'interno degli ITS. Ecco, come vedete, ognuno di noi ha preso un filone e una tematica. Lo abbiamo fatto perché questo modello camerale è talmente vasto, l'unico in Italia costituito in questo modo, che è difficile essere proprio su tutti quanti i pezzi. Oggi presentiamo, partendo da Pesaro, tutte queste, diciamo, risorse che abbiamo messo in campo. Sono risorse importanti, un ringraziamento va fatto a questo accordo di filiera istituzionale che il Presidente Acquaroli ha sempre voluto mettere in primo piano, lo abbiamo sposato insieme, lo stiamo portando avanti, le imprese ce ne danno dei risultati positivi e continueremo su questa linea. A misura del territorio, vicepresidente, lei punta molto sulla filiera. È fondamentale dare divulgazione e massima copertura a questa notizia di tante misure approvate dalla Regione e dalla Camera di Commercio per le imprese, a cominciare da quella dei borghi, dove c'è un contributo già aperto per chi riapre attività commerciali o artigianali, a quella per la diversificazione dei mercati, che prevede un contributo a chi cerca nuovi mercati con export manager, con marketplace internazionali, cercando di riuscire a diversificare in un momento in cui alcuni mercati sono andati in crisi per le Marche. E poi un altro bando, quello sulla transizione digitale, che prevede, unitamente a quello della Camera di Commercio, un combinato disposto di 2 misure, alcune più piccole, alcune più importanti, più significative, per poter proprio trasferire dentro il nostro sistema produttivo tecnologia e innovazione, anche molto evoluta. Quindi questa è la parte attuale vigente che è già all'esterno. Oltre al bando fiere, per poter far partecipare alle fiere in Italia e all'estero ai nostri imprenditori, con un contributo congiunto di Camera di Commercio Regione Marche, e come abbiamo fatto ieri al Salone, come abbiamo fatto ad Alimentari a Barcellona o a Cibus a Parma, stiamo cercando davvero in filiera istituzionale, università, Camera di Commercio, Regione, di andare su tutti gli scenari ad alto valore aggiunto dove i nostri produttori possono dire la loro, possono essere competitivi e lanciare un messaggio, che le Marche hanno tante imprese credibili e forti e dei marchi e dei prodotti straordinari. Questa comunicazione così sistemica, secondo me, aiuterà molto l'export, che nelle prossime ore dovrebbe avere conferma anche ai dati Istat, che sta veramente migliorando, quindi è una cosa molto positiva. E inoltre abbiamo dedicato una strategia più vasta nelle prossime misure agli investimenti industriali, quindi di politica industriale, e alle filiere e gli ecosistemi. Con queste 2 grandi contribuzioni nei prossimi mesi crediamo di rafforzare il nostro sistema produttivo, in modo particolare la piccola e media impresa, che può diventare davvero più competitiva. Questa mattina mettiamo in pratica una buona pratica, che è quella della collaborazione tra le istituzioni che si occupano di crescita, di sviluppo e di economia. Con la Regione presenteremo tutte le iniziative che sono state messe in campo per favorire le imprese da un punto di vista di crescita e di sviluppo, per alleviare le sofferenze nei momenti di crisi, e questo denota quando un sistema vicino alle imprese possa avere una capacità di reattività molto veloce ed immediata. Gli interventi che facciamo insieme alla Regione scaricano a terra, e quindi dal lato delle imprese, immediatamente i risultati.
Io credo che di ripartenza si possa parlare con la cautela che deriva da un contesto internazionale che, come tutti sanno, si è complicato. Non abbiamo ancora individuato una possibile via d'uscita. Il tema della guerra è un tema centrale anche da un punto di vista economico, ma confidiamo che dei risvegli siano in atto e la visita recente che abbiamo fatto proprio ieri insieme alla Regione al Salone del Mobile di Milano danno una testimonianza di quanto il nostro sistema dell'arredo casa, in particolare parlando in una realtà come quella di Pesaro, dove è centrale questo tipo di produzione, stia dimostrando una grande attrattività e gli stranieri non mancavano. Questo dà un segno di fiducia e di speranza, perché il mondo continua ad essere interconnesso e quindi confido che l'economia possa imboccare la strada della ripresa. Il ruolo delle istituzioni è molto importante per un motivo macroeconomico significativo. Questo è un paese che ha problemi di competitività esterna alle imprese e all'esterno delle imprese lavorano anche le pubbliche amministrazioni. Quindi un buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni significa buon funzionamento delle imprese. Confido che queste buone pratiche di collaborazione che stiamo mettendo in piedi nella Regione Marche, ieri peraltro c'era anche il presidente di Federlegno Arredo insieme all'assessore Callone a testimonianza di quanto la Regione si possa muovere attivamente in questo settore ed in altro, e va nella direzione di poter rafforzare il sistema delle imprese e della competitività. Amici di Rossini TV, abbiamo assistito alla conferenza stampa A misura del territorio, organizzata dalla Camera di Commercio della Regione Marche in congiunto alla Regione Marche, proprio per poter mettere in campo le conoscenze derivate da tutti i finanziamenti, tutte le iniziative volte alla valorizzazione dello sviluppo economico delle imprese. Tante cose da conoscere e da sapere, utili per far ripartire la nostra economia regionale.